mattina rinunciare volontariamente ad una delle manifestazioni più evidenti della femminilità, ossia il seno, oppure rischiare il tumore. Questo bivio, davanti, di fronte a questo bivio, Angelina Jolie un anno fa ha deciso di operarsi perché aveva la mutazione del gene BRCA1. Adesso si sta sottoponendo, questa è la notizia appunto di oggi, la vediamo anche dal Messaggero, vediamo la notizia, ad un ulteriore intervento ed è quello dell'operazione alle ovaie. Adesso arriverà anche la notizia, Angelina Jolie, rischio il cancro, toglierò anche le ovaie. Questa è stata la sua dichiarazione. Allora vediamo questa scheda di Ilaria Gaudino e di Federica Montagnaro. Ho asportato entrambi i seni per paura di avere il tumore. La notizia, trattandosi di Angelina Jolie, era subito finita sulle prime pagine dei quotidiani e le copertine dei settimanali. E oggi, a distanza di 10 mesi, la diva annuncia una nuova operazione chirurgica, sempre per prevenire il tumore. La Jolie non è malata, non ha patologie rilevate da esami, è soltanto portatrice di una variazione genetica ereditata dalla madre, uccisa da un tumore alle ovaie a 56 anni dopo una lotta decennale. I test hanno individuato nell'attrice un'altissima probabilità di ammalarsi di cancro, 85% per il seno, 50% per le ovaie. La doppia mastectomia preventiva ha significato 3 mesi di estenuanti interventi con costi che hanno sfiorato i $100.000. Poteva restare una faccenda riservata, uno dei tanti segreti di una delle donne più belle ed affascinanti dello Star System. Invece, la Jolie ha deciso di svelarsi al mondo in tutta la sua privata debolezza per spiegare la sua scelta radicale. Una denuncia coraggiosa che divide l'opinione pubblica e comincia già a fare tendenza fra le donne americane, che sempre più spesso preferiscono la lama del bisturi alla spada di Damocle di un gene difettoso. Ecco, oggi cercheremo di capirci un po' di più e con tutti gli ospiti che abbiamo in studio. Iniziamo subito da Silvia Mari, giornalista e scrittrice, ma anche una testimonianza. Buongiorno. Perché 6 anni fa ha deciso di fare la stessa cosa che ha fatto l'anno scorso, quindi Angelina Jolie, sì, e di operarsi al seno perché aveva la mutazione di questo gene. Come è riuscita a prendere una decisione del genere, dico io? Avevo 28 anni e in mano avevo una risposta positiva al test genetico. E avevo affrontato un percorso di prevenzione speciale, qual è quello che affrontano tutte le persone che hanno una mutazione genetica, che non ha nulla a che vedere con la prevenzione ordinaria che fa la popolazione normale, e dopo un percorso multidisciplinare di preparazione ho ritenuto che il modo migliore per prevenire il tumore del seno e quindi per proteggere la mia salute fosse quello di una chirurgia preventiva. Avevo 28 anni e è stata... L'hai fatto tu da sola o i medici ti hanno... apertamente consigliato questa scelta? Io sono stata assolutamente seguita da medici e psicologi, quindi non è una scelta che si prende sull'onda di una emozione, non è una scelta che si prende sull'onda della paura. Si ha in mano un test genetico e si cerca di analizzare tutto il rischio che si affronta quando si ha in mano questa mutazione. Beh, è una decisione bella, bella dura. Sicuramente di forte impatto facile. Psicologico. Ecco, una domanda forse banale, ma che è importante fare. Non era meglio, come dire, continuare a monitorare la situazione evitando subito questo, diciamo, che poi è inevitabilmente un'operazione chirurgica importante, diciamo, no? Ma assolutamente l'intervento è un intervento molto importante di mastectomia e di ricostruzione plastica. Sì. Posso dirle che io ho affrontato per quasi 3 anni il percorso di monitoraggio di cui lei sta parlando e si hanno delle scadenze ravvicinate, ogni 4-6 mesi si fanno numerosi controlli nella speranza di una diagnosi precoce, non di una vera prevenzione. Tra i due concetti c'è una profonda differenza. In quali casi si consiglia quindi la chirurgia preventiva? Lo chiediamo in collegamento da Milano, abbiamo la professoressa Alessandra Grazzottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica del San Raffaele di Milano. Professoressa, benvenuta ad Uno Mattina. Buongiorno a tutti, grazie, l'argomento è importantissimo e vi ringrazio anche come oncologa, perché credo che quanto è stato detto sia fondamentale. Noi dobbiamo distinguere innanzitutto tra la prevenzione primaria, che significa intercettare il rischio di tumore in questo caso prima che si realizzi, prima che partano le cellule tumorali. Quando noi facciamo monitoraggio per trovare il tumore piccolo, facciamo una diagnosi, una prevenzione secondaria. È una diagnosi precoce, ma il tumore è già lì. Ricordiamoci che un tumore di 1 cm³ ha 1 miliardo di cellule
ed è iniziato anche 6-8 anni prima. Quindi può essere già scappato attraverso il torrente circolatorio o linfatico. Ecco perché quando una donna ha geni IBRCA1 e 2 che comportano un rischio del 60-80% di tumore alla mammella e di 50% il tumore ovarico, ha una scelta certamente drammatica e coraggiosa, ma una scelta incredibilmente forte. Salvo la mammella e rischio la vita o mi faccio una chirurgia preventiva, intercetto il rischio prima che si realizzi e mi salvo la vita. Questa è una scelta che richiede grande coraggio, giustamente una grande preparazione dal punto di vista medico e psicologico, non si prende a cuor leggero, ma è una decisione coraggiosa che salva la vita. Questo va detto perché purtroppo in Italia abbiamo un atteggiamento di salvare il seno a tutti i costi, rischiando la vita. Per inciso, non riguarda solo le donne. Vi ricordo che gli uomini portatori di BRCA1 e 2 hanno rischio anche loro di avere tumore alla mammella e alla prostata significativamente di più rispetto alla popolazione generale. Molto chiaro. Enrico Zuppi, lei dirige, lavora a Siena, professore di ginecologia. Abbiamo detto, lo ha detto Lisa in apertura, che appunto Angelina Jolie dopo il seno affronta la rimozione delle ovarie perché considera che c'è un rischio anche per questo tipo di malattia. E l'abbiamo sentito perché effettivamente c'è una stretta correlazione sia riguardo alla mutazione del gene BRCA1 sia lo stesso comparto, perché tenga presente che rimuovere le ovaie significa anche rimuovere il serbatoio di produzione, se vogliamo, di ormoni massimo nella donna, per cui effettivamente c'è un abbassamento notevole del rischio e poi in risposta a quello che abbiamo detto a proposito del gene BRCA1. Vorrei però dire, a proposito di questo, e forse magari ne parleremo dopo, che parliamo senz'altro di prevenzione primaria, ma parliamo di chirurgia. Parliamone subito, con tutti i rischi che ne conseguono, perché poi Angelina Jolie era sana, anche la nostra Silvia, e voglio dire, non si era ancora ammalata. Cioè, verrebbe male se passasse il messaggio, scegliamo di fare questi interventi, perché senz'altro abbiamo un abbattimento del rischio, l'abbiamo sentito e non c'è nessun dubbio, è documentato. Però è un intervento chirurgico e un intervento chirurgico per definizione ha dei rischi. Comporta dei rischi, comporta delle possibili complicanze. Lei vanno cosa dette consiglierebbe? Ma cioè, io come intanto informerei dettagliatamente la donna, incoraggiandone le scelte se quelle devono essere anche in senso preventivo chirurgico, ma senza che mai debba sfuggire l'importanza del passaggio chirurgico che è evidentemente da considerarsi, non solo per quanto riguarda gli aspetti psicologici che la demolizione dell'apparato genitale esterno, diciamo, più la parte, diciamo, come diceva la conduttrice, la parte più visibile della femminilità è importante, ma proprio per l'intervento chirurgico in sé. Ecco, qui abbiamo un'altra collega, una giornalista scrittrice, Francesca Del Rosso, che ha affrontato, diciamo, questo tema e lo ha addirittura raccontato in un libro che è molto, insomma, Wondi, è un libro che da Wondi, insomma, da Wonder Woman, diciamo così, no? Da la donna delle meraviglie. Perché? Per cosa? Qual è la tua storia che ha così meravigliato, così da meravigliarsi? In realtà, appunto, è una storia purtroppo come tante se ne sentono. Io ho scoperto 3 anni e mezzo fa di avere un tumore con l'autopalpazione, quindi non attraverso la classica in ospedale, insomma, attraverso un controllo. E dopo aver affrontato questo tumore, aver avuto una mastectomia, aver fatto anche dei cicli di chemioterapia, ho fatto il test del BRCA1, perché il test genetico, per scoprire se avendo della familiarità anche in famiglia, se avevo questo BRCA1, lo avevo. Ah, ecco. Queste sono le tue foto, eh? Eh sì, questa è un po' la mia storia. E della cura. Diciamo che non è stato facile con dei bambini piccoli, chiaramente, affrontare la chemioterapia, la caduta dei capelli. Però ci abbiamo giocato molto e alla fine, appunto, ci siamo fatti foto, abbiamo giocato con le parrucche, abbiamo cercato in tutti i modi di riderci sopra, ed è un po' quello che è il messaggio che vuole trasmettere anche questo libro. Però tu hai scoperto la malattia. Se non l'avessi scoperto, nel caso di Silvia, come avresti reagito?
Come allora, ti saresti comportata se, con allora, soltanto io chiaramente come Silvia e come Angelina Jolie, quindi siamo in tre, ma siamo molte di più, abbiamo sì. questo BRCA1 modificato. Io ho scoperto di averlo, ci ho pensato molto e ero stata invitata anche a pensare a una chirurgia sì. preventiva per il secondo seno e poi per le ovaie. Che poi io ho fatto, perché poi sì. io come Angelina ho tolto le ovaie in maniera preventiva. Però se non avessi avuto il tumore, avessi solo scoperto di avere il BRCA1, probabilmente avrei fatto la chirurgia preventiva. Ah, sì. l'avresti fatto. Però sempre ecco. seguita molto bene da questi medici che sono appassionatissimi e che ti consigliano e ti fanno ben capire appunto che un intervento è una cosa molto importante, bisogna pensarci molto bene. Certo. Allora, cerchiamo di capire quali sono i limiti, i confini di questa, diciamo, questi test molecolari genetici con Giuseppe Giannini, che è responsabile appunto del programma diagnostico molecolare dei tumori ereditari Policlinico Umberto I di Roma, no? Allora, abbiamo visto che Angelina Jolie ha fatto il test, insomma ormai è diventato un test abbastanza consueto in alcune categorie di donne, no? Però, diciamo, quali sono i limiti e i confini entro i quali bisogna insomma, preoccuparsi, diciamo, no? Perché non è che possiamo testare il mondo intero, no? Ed sarebbe anche forse inutile e dannoso in certi casi. So che in America ci sono polemiche anche sugli eccessivi screening di massa, per esempio, cioè la verifica su, per esempio per la parte maschile e sugli organi maschili, quando possono essere toccati o no da tumori. Insomma, non è così chiarissimo come quando intervenire. Beh, anche i test genetici, così come altre prestazioni in medicina, hanno bisogno di un'indicazione stretta, non si applicano in maniera generale a tutta la popolazione. Nel caso di questo tipo di test genetici, l'indicazione viene conferita dalla familiarità o dal manifestarsi di tumori o al seno o all'ovaio con delle specifiche caratteristiche in parenti stretti, di solito consideriamo prevalentemente i parenti di primo e secondo grado. Oppure la giovane età di insorgenza in alcuni componenti della famiglia. Il tumore della mammella è un tumore che tipicamente insorge intorno all'età della menopausa o poco dopo, e anche il tumore dell'ovaio è un tumore che insorge in età tardiva. Quindi un caso invece in famiglia di tumore della mammella o dell'ovaio insorto molto precocemente in termini di età è un altro elemento che suggerisce la possibilità di una forma poi ereditaria che possa affliggere più componenti nella quindi la familiarità. Famiglia, ma familiarità. Essere positivi al test vuol dire che sempre no, ci si no. ammala? No, come stiamo sentendo anche in questi casi, quello che bisogna fare è sempre un rischio, una valutazione del rischio individuale. E l'alterazione genetica conferisce un rischio di sviluppare il tumore che è variabile, diciamo. Il rischio per la mammella sta tra il 40 e il 70%, anche a seconda di quale gene o di quale regione genica è colpita. E per i tumori dell'ovaio siamo tra il 10 e il 40%, ancora una volta, a seconda di quale dei due geni è colpito. Però ci sono una serie di altri elementi che nei centri specialistici vengono considerati per poter definire il rischio che noi vogliamo definire come rischio individuale del singolo soggetto. La medicina si sta muovendo molto verso gli approcci individualizzati al paziente, quindi dobbiamo cercare di non fare dei discorsi di tipo generale. Ogni Dove paziente deve avere la sua specifica valutazione. Specifico. Dove si fa il test e quanto costa? In Italia ci sono diverse strutture pubbliche che eseguono il test, in diverse regioni, forse non in tutte. Ci sono delle strutture pubbliche che eseguono anche i test genetici. Il costo di un test attualmente per ogni gene sta intorno ai 700-800 euro per gene. Quindi molto costoso. È un test costoso ed impegnativo attualmente anche in termini temporali, nel senso che ci vuole del tempo per avere ma delle diciamo, risposte. Ma diciamo una donna che ha una familiarità del Infatti, tumore al seno, diciamo, e quindi dice, viene da voi e dice, ma io sono preoccupata perché sto andando in menopausa e mia mamma e mia nonna sono ammalati di questa malattia. Voi come rispondete a questa richiesta di informazioni? Tutte le donne che hanno un'idea di questo genere devono riferirsi a un centro di consulenza genetico-oncologica e come ripeto sì. ce ne sono tanti in Italia e il nostro è soltanto uno quindi dei tanti. A quel punto si applica il test immediatamente? Assolutamente no. No. In quella circostanza, in questa situazione di counseling, di consulenza genetico-oncologica, si rivedono con la paziente tutte le caratteristiche ecco. della famiglia e dell'individuo, come ripeto, e sulla base di quella noi diamo un suggerimento se effettuare o meno il test sì. genetico.
Ecco, Zuppi, il medico deve sempre accettare di operare una paziente anche se non è malata? Beh, è una bella domanda, anche abbastanza impegnativa la risposta. Io l'ho detto prima, credo che sia doveroso informare nel dettaglio la paziente, cercare di individuare se effettivamente ci sono i reali vantaggi messi su un piatto di bilancia rispetto ai rischi di cui abbiamo parlato prima nel decidere di intervenire, e poi d'accordo con la paziente scegliere una strada comune. Non mi sentirei di imporre alla paziente, anche con un'evidenza abbastanza chiara come può essere la mutazione di un gene, un intervento, non mi sentirei di negarglielo qualora il suo percorso per lei stessa è intrapreso in questo senso. Grazie Ottin, noi siamo partiti da Angelina Jolie non per creare, diciamo, quell'idea che le dive hollywoodiane tutto quello che fanno bene e dobbiamo emularle, anzi il contrario, diciamo, no? Vorremmo proprio evitare di creare quell'atmosfera di emulazione e anche di panico, no? Ci aiuti a spiegare come evitare questa, cioè qual è, diciamo, l'atteggiamento giusto e razionale che ogni donna dovrebbe avere in questo caso? Innanzitutto è fondamentale sempre indagare nella famiglia quante persone sono portatrici di tumore, soprattutto se questi tumori sono comparsi in età giovane, perché c'è una differenza enorme nel rischio se è comparso il tumore alla mammella prima o dopo la menopausa e se nella stessa famiglia abbiamo tumori alla mammella o alle ovaie. Poi l'aspetto importante della Jolie è che è un'icona di bellezza, di femminilità. Il fatto che questa donna abbia avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente che si sottoporrà adesso all'esportazione delle ovaie, quindi con una menopausa precoce, attenzione, e prima alla mammella, ha detto alle donne: credetemi, si può restare belle, femminili, seducenti anche con un sacrificio, con una scelta così coraggiosa, impegnativa e che certamente ha dei rischi, perché comunque la mia vita vale di più e il rischio è troppo alto, e l'ho già visto realizzare nella mamma e nella zia che lei ha seguito per 10 anni finché sono morte di tumore. Ricordo anche che andare sulla diagnosi precoce significa poi un percorso dolorosissimo di chemioterapia, di terapia ormonale, di non poter fare le terapie per la menopausa, per tutti i sintomi che compaiono. È un percorso di un peso pazzesco, soprattutto nelle giovani. Io ne vedo una settimana di donna giovane che deve fare poi la mastectomia perché c'è il tumore, poi la chemio, poi la radio, rinuncia ai figli. Cioè parliamo di un costo in salute, in felicità, in progetto di vita terribile. Per cui io credo che quando ci sono dei rischi debba essere considerata con grande equilibrio, con grande equità, una scelta coraggiosa, difficile, ma che va rispettata. Quello che io ammiro della Jolie è che aver sollevato un dibattito pubblico mondiale, certo, su un tema che era ancora troppo nascosto e troppo specialistico. Senta, professoressa, poi ogni donna va valutata individualmente. Sì. Professoressa, allora guardi, sappiamo che una donna su 10 ha il rischio di ammalarsi di un tumore al seno, quindi è una frequenza molto alta, il 10%, molto. Parliamoci chiaro, no? Quindi dobbiamo considerarla una malattia sociale, tra l'altro. In età sempre più giovane, in età sempre più giovane. Io chiedevo quanti anni. La condizione psicologica, io lo so perché mia mamma ci è passata, è molto importante. Le donne devono saper reagire, devono saper essere ottimiste. So che c'è proprio una terapia psicologica in questi casi. Devono essere Wonder Woman. Devono essere Wonder Woman, no? E allora ci dica un po' noi uomini, no? Quelli che siamo accanto alle donne, alle nostre compagne, alle nostre mogli, insomma, possono essere sorelle, tutti, no? Che atteggiamento dobbiamo avere con loro? Guardi, le dico un dato drammatico. In Italia si separa o divorzia il 25% delle donne che hanno avuto delle coppie in cui la donna ha avuto un tumore alla mammella, contro il 7% delle coppie quando è lui che ha un tumore. Questo ci dice qualcosa di molto grave. Ci dice che il tumore va a erodere quella che è la base della relazione e che spesso l'uomo non è in grado, differentemente dalla donna, di restare vicino. Quindi la sua domanda è molto importante. Che cosa possiamo fare? Innanzitutto noi medici parlare alla coppia, per esempio. È fondamentale dire alla coppia in cui la signora ha un tumore alla mammella che non c'è nessun motivo, se lei lo desidera, di non avere rapporti. Perché che cosa succede? Che lei pensa, vedi, non mi cerca più, lo so, non gli piaccio più. E lui pensa, figurati se faccio un avanzo, lei dirà, poverina, con tutto il male, i problemi che ho, le preoccupazioni che ho, questo qua mi cerca. In realtà mantenere un'intimità sessuale è un momento di gioia, di felicità,
di risentirsi vivi attraverso non solo il piacere, ma ricordiamo che questo potenzia anche le difese immunitarie. E inoltre, se abbiamo una terapia, una chemioterapia che va a causare una menopausa precoce, il mantenere la funzione sessuale riduce di molto il rischio di secchezza vaginale, di dolore, mantiene quindi una normalità nell'intimità. Questo è il primo messaggio importante. Il secondo, non facciamo della donna l'unico aspetto del tumore. Il marito è altrettanto preoccupato e a volte anche certo. I figli. Io credo che si debba pensare a un impatto sulla famiglia, che l'intervento psicologico, almeno il 30% delle donne, molto chiaro. Va anche all'uomo e ai figli. Grazie, grazie a te. Grazie, intanto grazie allora chiediamoglielo a Silvia e Francesca, che siamo qua, sentivano le parole della professoressa e dicevano sì, Francesca. Tu hai saputo mantenere nella famiglia, ho visto le foto con i figli, eccetera. Siete state veramente Wonder Woman, ma no? Io credo che siamo tutte un po' Wonder Woman, tutte le donne che hanno il tumore al seno e non solo, insomma chiunque affronta un grande momento di difficoltà deve trovare dei superpoteri e bisogna sorridere anche di fronte a questi momenti un po' difficili. Un segreto, se vogliamo, almeno spero che sia anche questo, è quello di riuscire a ridere ancora, giocare anche con le parrucche, non con le parrucche, anche con il proprio quindi partner. Quindi ironizzare sulla malattia. E avere molta, molta, molta autoironia. Silvia, come hai fatto? Io vorrei dire questo, che quando si scopre di avere una mutazione genetica, indubbiamente si soffre un impatto di conoscenza anche molto doloroso, si rievocano anche i casi di famiglia con cui si è diventate donne, però se c'è un vantaggio è quello della conoscenza, è proprio quello di conoscere, di sapere, quindi utilizzare la conoscenza per difendere non solo la propria vita, ma direi la qualità della propria vita è un modo per riuscire ad essere felici nonostante tutto. Conoscenza fa la differenza, grazie. Bene. Con grazie il vostro signora. Sorriso e il vostro ottimismo grazie. Crediamo di aver fatto un buon lavoro quest'oggi per tutte le donne che ci hanno guardato e anche per tutti gli uomini, attenzione, centriamo anche tempo, noi, centriamo. È volato il tempo, davvero, peccato. Grazie, adesso Eleonora Daniele con Una Mattina Storia.